Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione delle news dal mondo della scuola di Gilda TV. La federazione Gilda UNAMS fa partire le iniziative legali contro il blocco del rinnovo dei contratti, il recupero dello scatto di anzianità del 2013 e le violazioni del diritto sindacale alla contrattazione. L'avvocato De Grandis, dell'ufficio legale del sindacato, ha spiegato che con un unico ricorso, al quale aderiscono circa 1.400 insegnanti in 26 province, si porteranno avanti al giudice del lavoro le questioni che finora hanno maggiormente danneggiato economicamente i docenti italiani. Il sottosegretario Davide Faraone, di ritorno da una visita in Finlandia, ha dichiarato la sua ammirazione per un sistema di istruzione considerato il top dell'Unione Europea. Niente compiti né interrogazioni a favore dello sviluppo di competenze degli alunni, afferma Faraone. Quindi una scuola luogo di cultura e non soltanto di istruzione. Vivaci proteste e forti polemiche hanno scatenato queste dichiarazioni che, come si legge dalla pagina dei social, sembra non considerare la stridente situazione dell'istruzione pubblica in Italia. Concorso a cattedra, slitta l'uscita del bando. È confermato dal Ministero che per la revisione delle classi di concorso, l'ultima è ferma dal 1989, e la conseguente ripartizione dei posti, il bando del concorsone slitterà di almeno 2-3 settimane. La buona scuola sembra confermarsi una riforma complessa e dallo schema attuativo non sempre collegabile alle procedure burocratiche. Delusione e sdegno degli oltre 200.000 precari pronti alla prova concorsuale. Docenti fase C nel caos totale. Con la presa di servizio si stanno verificando dubbi e perplessità relativi all'utilizzo professionale ed all'orario di servizio da svolgere. La norma indica la possibilità di destinare questi docenti su supplenze, ma prioritariamente dovrebbero essere utilizzati con progettazioni per potenziare l'offerta formativa. Invece arriva la beffa delle nomine. Prof di insegnamenti diversi da quelli che occorrono e quindi utilizzati su supplenze brevi e con orari variabili da settimana in settimana. I sindacati hanno chiesto maggiore chiarezza, ma il MIUR non è ancora entrato nel dettaglio. L'ufficio stampa della Gilda Insegnanti rende noto la ferma opposizione ai criteri dettati dal MIUR per la definizione degli ambiti territoriali e mobilità. Si minaccia gravemente il diritto alla titolarità della cattedra nelle proprie scuole, afferma la delegazione Gilda che ha partecipato all'incontro a Viale Trastevere. Secondo i criteri delineati, migliaia di insegnanti saranno costretti a estenuanti trasferte per raggiungere le sedi di servizio. Appena definiti i provvedimenti, il sindacato intende impugnarli rivolgendosi alla magistratura. Precari, seconda fascia d'istituto, ripartiamo da qui. Con questo titolo si è tenuto alla Camera, venerdì 4 dicembre, un convegno organizzato dall'onorevole Silvia Chimienti per un confronto con gli insegnanti che fanno parte della seconda fascia delle graduatorie d'istituto. Docenti abilitati all'insegnamento con anni di servizio alle spalle e ignorati dal piano assunzioni della riforma Giannini-Renzi. Gilda TV ha messo in rete una sintesi del convegno. Test in Vice boicottati da tutta la classe della prof Agnese Landini Renzi. Disegnini e scarabocchi invece delle risposte. Lo rende noto il preside dell'istituto Giulio Mannucci e annuncia severi provvedimenti contro gli studenti. Singolare vicenda quella che vede protagonista il preside dell'istituto comprensivo San Vitale Salimbene di Parma. La vicenda, raccontata dal Corriere della Sera, riguarda l'iniziativa del DS dell'istituto che ha deciso di pubblicare su Facebook la conversazione shock di alcuni alunni fatta di insulti, parolacce e minacce. Negativo il parere dei genitori, contrariato da questa iniziativa. Il DS si è difeso affermando che è stato un modo per accentuare l'attenzione anche delle famiglie su fenomeni di bullismo anche online, che toccano da vicino gli studenti. Il 3 dicembre è stata celebrata la Giornata internazionale della disabilità, che rappresenta un'occasione per costruire elementi di una cultura per il rispetto e un'educazione rivolta a tutti, affinché si possa creare una società capace di includere anche i cittadini più deboli. Il MIUR ha reso noto che negli ultimi 10 anni il numero degli alunni diversamente abili è aumentato del 40% e ha confermato il rafforzamento del processo di inclusione di questi ultimi all'interno del nostro sistema scolastico. Dal 7 al 15 dicembre ci sarà la settimana dedicata al Piano Nazionale Scuola Digitale. Il MIUR promuove questa iniziativa volta a raccontare ed approfondire i temi del Piano Digitale lanciato a novembre. Dibattiti, convegni e concorsi si animeranno nelle scuole. Web spettatori, per questa settimana è tutto. I nostri servizi sono disponibili sulla pagina YouTube di Gilda TV. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo.